Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi ho raccolto un paio di spedizioni arrivate in questi 3 giorni per fare un bel video unboxing. Aveva tanto che non ne facevo e se tutto va bene nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. Iniziamo con il primo pacchetto. Prendiamo questo ragazzi perché è il più grande. Amazon è sempre il solito ragazzi. Un pacco enorme. Guarda quanto è questo pacco, per che cosa? Per questa. Ragazzi, è una chiave da 50 cm che mi servirà per un progetto futuro. Andiamo oltre. Sotto comunque, su tutto quello che apro oggi, troverai i link. Andiamo ad aprire questo. Ah, perfetto. Ragazzi, questi qui sono freschi freschi di stampa, me li ha appena mandati Amazon. Sono ragazzi i miei fascicoli tecnici. Se non lo sai, io ho attualmente una decina di fascicoli tecnici cartacei, eccoli qua. Questo è uno dedicati alla tecnologia generale, nello specifico questi sono per le batterie litio, come fare batteria 10S, cioè 42 volt massimali, 36 volt, 37 volt nominale, 6S, vediamo se c'è, la faccio, ok, questa è un'altra 10S, questa è un'altra 6S, questo è il 7S. Ragazzi, su Amazon trovate il fascicolo tecnico 3S, 7S, 10S, e poi il fascicolo dedicato ai fusibili, il fascicolo dedicato ai impianti fotovoltaici. Sono dei fascicoli semplici, piccoli, però ragazzi racchiudono tutte le informazioni che ti interessa sapere per andare a creare un pacco batterie, studiare questa tecnologia, anche per farti un'idea, cioè se hai un monopattino, una bici elettrica, è sempre bene conoscere la tecnologia che compone la tua batteria. Qua ci sono anche questi. Questi cosa sono ragazzi? Questi sono delle tabelle identificative che ho inserito per aiutarti a censire, a capire nel concreto di che celle litio 18650 è composto il tuo pacco batterie. Diciamo che vale anche per tutti coloro che sono appassionati di questa tecnologia e che vogliono costruirsi per esempio un power wall o dei pacchi batterie con celle ricondizionate. Aprendo questo fascicolo hanno questa tabellona, circa 4-6 pagine, dove ci sono tutte le celle commerciali. Andiamo avanti. Eccolo qua. Questo ragazzi cos'è? Questa è una maniglia in gomma, per che cosa? Per il monopattino. Questo lo andrò a mettere nella pedana così da poterlo prendere da qui e trasportare. Altre chiavi. C'è il modello da 50 mm, 150 mm e 250 mm. E ho acquistato questo per errore, infatti ora lo devo dare indietro ad Amazon perché poi ho trovato quello lungo 50 cm unico ed è molto meglio quello. Mi serviranno ragazzi per un progetto, o meglio per una modifica che dovrò fare quasi sicuramente al monopattino elettrico, che ancora ragazzi sto aspettando. Sto aspettando perché il venditore mi ha detto che ci sono stati dei ritardi, ci sono stati problemi, hanno finito le scorte. Comunque, oh, ragazzi, questi sono tutti accessori che poi vedremo meglio prossimamente. Specchietto retrovisore per bici o monopattino elettrico, regolabile in altezza, eccolo qui. Lo snodo posteriore, belli, qui va il gancio che è questo qui,
adattabile su qualsiasi manubrio. Sotto lascio link in descrizione. Allora, sono belli ragazzi, sono in carbonio, hanno un bello stile, guarda che bello stile carbon sul retro, una fiamma, si vedono bene. Sì, si vedono bene. Credevo fossero con una specie di plexiglass, invece no ragazzi, sono in vetro proprio, è uno specchio vero e proprio. Tutto in alluminio, più in dotazione anche questi che sono altri adattatori. Questi li potete utilizzare dove? Bici, monopattini, anche scooter, motocicletta, eccetera, eccetera. Si adattano comunque a tutto. Ah, ragazzi, ragazzi, eccolo qui. Una promessa è sempre una promessa. Ragazzi, vi presento un altro autoradio super economico. Questo ragazzi è un autoradio 2DIN, non Android, ovviamente. 12 volt, 45 watt per 4, che costa pochissimo, ragazzi, pochissimo. Telecomando in dotazione. Bel packaging, istruzioni d'uso. Due cavetti per il cablaggio, cavo alimentazione, cavo altoparlanti. Andiamolo a estrarre. Retrocamera con cavetteria. Poi c'è la retrocamera con quattro LED. E andiamo a prendere l'autoradio. Eccolo qui. È un altro slim come dimensioni. Due RCA uscita per audio, quattro video, che sono uscita 1, uscita 2, ingresso retrocamera, e poi c'è l'antenna e il GPS, che però credo sia solo il foro, ma non c'è su questo modello il GPS. Sul frontale, ragazzi, eccolo qui come si presenta, carino. Diamo alimentazione all'autoradio. Ok. Welcome. Eccolo qui. Qui ha il menu portoghese, italiano, perfetto. Il touch, ragazzi, risponde discretamente. Posso però dire che la pellicola è messa malissimo, è tutta rialzata ed è una cosa che non va bene. Ok. Ragazzi, retrocamera in funzione. Eccola qui. È partita con la radio, perfetto. LED RGB, poi abbiamo il bilanciamento degli altoparlanti destro e sinistro, tutto tramite questo è un interruttore che funge anche da potenziometro. Ok, italiano, Bluetooth, eccolo qui per connetterlo allo smartphone. Andiamo su Home e abbiamo il nostro menu principale. Troviamo radio, musica, video, foto, Explorer, Bluetooth, AUX e impostazioni generali. E valutando il prezzo totale, ragazzi, non potete chiedere miracoli. Se volete invece un autoradio serio, serio, però che costa molto ma molto di più, sempre 2DIN, andate a vedere sotto in descrizione, vi lascio il link, che ricordo i fascicoli tecnici su Amazon. Iscrivetevi al canale, un like, ciao e al prossimo video.